cori della curva Prato, cantati all'unisono con prima squadra e giovanissimi biancorossi, ricordano quanto sia alto il termometro della passione per l'Avis Pesaro e applaudono il ritorno del calcio nel suo secolare fortino di Pantano. Giovedì sera il completamento dei lavori allo stadio Benelli con taglio del nastro istituzionale è diventato una grande festa biancorossa con tutte le squadre dalla Serie C ai bambini riuniti sul nuovo manto erboso. Lavori completati come da cronoprogramma con la prima squadra che si congeda dall'esilio di due partite casalinghe giocate a Recanati. Avere un campo così è un valore aggiunto, per noi è molto importante perché qua c'è tutta la gente di Pesaro. Abbiamo dovuto fare 5 trasferte su 5 partite e non è stato semplice, quindi non vediamo l'ora di giocare lunedì, ecco. La città è piena di gente generosa, è una città di mare dove si sta bene, poi sta a noi fare il risultato e far sì che questa gente sia fiera di noi, perché queste persone di Pesaro ci tengono tanto all'Avis Pesaro. Applausi per Tonucci e compagni che sfilano fra i bambini biancorossi, applausi per un intervento da 900.000 euro concentrato soprattutto sul radicale rifacimento dell'esausto manto erboso. Un nuovo campo che nell'occasione ha ricevuto anche la benedizione del vescovo Sandro Salvucci. Questo è veramente un ottimo intervento, non solo il manto erboso, è stata l'occasione anche per rivedere tutti i sottofondi, l'impianto di drenaggio, l'impianto di irrigazione, sostituite le panchine con queste che vedete qua alle mie spalle. Insomma, un intervento complessivamente da 900.000 euro realizzato dalla ditta Delfino e concluso nei tempi che prevedevano proprio questo, nel senso abbiamo chiesto alla società per le prime due partite un po' di tolleranza e la prossima partita sarà in casa proprio in questo bellissimo stadio. Ci voleva perché purtroppo il campo del Benelli, nonostante la continua straordinaria manutenzione, non reggeva più, era troppo vecchio. Quindi abbiamo rifatto il drenaggio, abbiamo fatto tutto l'impianto di irrigazione, il nuovo campo, le panchine nuove, quindi un intervento da 900.000 euro e continua il nostro investimento a step sullo stadio. Prima abbiamo fatto la nuova tribuna, l'illuminazione nuova, il campo sintetico supplementare. Ora questo, speriamo il prossimo anno di trovare le risorse per la copertura della tribuna Prato. E sicuramente quest'inverno, dal cronoprogramma che abbiamo fatto con l'Aspes, verrà demolita la vecchia tribuna Prato. Insieme ad Aspes stiamo portando avanti un percorso ed è piuttosto avanzato, che vedrà proprio la riqualificazione di questa parte, diciamo, di quella che è la vecchia tribuna Prato, e consentirà anche di avere, diciamo, di ridare spazio, più spazio a quello che è il quartiere, andando a migliorare anche l'assetto proprio generale dello stadio. La copertura è davvero, e poi è la vera e propria ciliegina. In questo momento non abbiamo un finanziamento anche che prevede la copertura della tribuna, però insomma, ci stiamo arrivando, ci arriveremo. Ed ora sul nuovo campo non resta che giocarci, con l'Avis pronta a vendere cara la pelle per questo debutto nel derby di lunedì sera alle 20:45 con la Fermana. Una squadra che, come avete visto, non molla mai, dà sempre tutto. Io sono fiero di allenare questi ragazzi perché l'avete visto in tutte le partite, è una squadra che dà l'anima dal primo al 95esimo, poi sappiamo qual è il nostro percorso e dobbiamo continuare a fare punti giocando a calcio, perché poi attraverso il gioco arrivano i risultati, non c'è un'altra strada.